Credo che la pace oggi sia di fronte ad una sfida cruciale che attiene al dialogo tra le religioni. La mia domanda dunque ora attiene al dialogo tra le religioni. Chiedo se è possibile che le religioni possano dialogare tra di esse se esse non si conoscono fino in fondo, se tantomeno noi conosciamo poco esse, e se le religioni non entrano in contatto anche con quel silenzio, con quella mistica di cui Angela è preciso e profondo rappresentante, quella mistica che, se capisco bene, ha il compito di rettificare o di correggere le possibilità idolatriche e ideologiche delle religioni. Noi vorremmo affidarci alle religioni per un progetto di pace, tuttavia non vi è ancora tra le religioni un dialogo sulla pace. Ecco, naturalmente tutto questo richiede uno sguardo che va ben oltre la dimensione occidentale e che naturalmente cominci dall'Occidente, categoria antropologica, credo. Allora, essendo Panica l'uomo che riesce a partecipare a una pluralità di culture umanistica e scientifica, indiana ed europea, indù e cristiana, ecco, credi che se si debba partire da un progetto del rapporto tra cristianesimo e induismo sia probabilmente il progetto più fecondo,
Oppure questo è già uno sguardo limitato e parziale che ci può portare a essere al centro della... Io sono un po' allergico alla parola progetto. Qui anche la saggezza cinese, quando fai una cosa, la fai senza perché. Come dicono anche, c'è un mistico italiano, il fiore non ha perché, fiorisce perché fiorisce, e non si preoccupa se qualcuno la guarda o non la guarda, o se fa bello o non fa bello. Ogni azione, e qui potrei essere un po' polemico e dovrei correggermi a me stesso, ogni azione fatta per un perché, almeno si può dire che non è autentica, è ragionevole, e si fa per un perché. Quando Aristotele dice che la causa finale è la prima delle cause delle cose, definisce perfettamente l'Occidente, cioè l'Occidente sa un perché, e come non sa un perché è potente, e come è potente non dico che sia cattivo, ha conquistato il mondo, non lo possiamo negare, ma ci ha fatto più felici, non lo so. Io non vorrei essere un romantico e dire che questi poveri negretti che vivono nelle semplicità sono più felici di noi, ma non oserei dire nemmeno il contrario. Le religioni senza la dimensione mistica diventano ideologie, e le ideologie sono cause delle guerre, sono cause della distruzione, sono causa del malessere della società. Perciò tutte le religioni, e questo penso che sia